prima domanda è sul rapporto che avete con Maria Amelia Monti e Bevo Storti, perché ci sono questa scena molto bella in una delle puntate, non faccio molti spoiler, ma comunque c'è una festa e ci sono comunque un'interazione molto bella sia con Alice sia con Tio. Quindi volevo sapere com'è stata l'esperienza di lavorare e confrontarvi con due nomi così importanti da un'esperienza così grandiosa sia nel cinema che in TV. Beh, sicuramente un grandissimo privilegio. Senti gratitudine, senti una grande generosità dall'altra parte e puoi veramente appoggiarti a due attori del genere. È emozionante, ti senti proprio grato. È stato bello creare un rapporto con loro. Capisci anche di più del tuo personaggio, in base a come loro hanno lavorato sui loro personaggi. E poi devo dire che in quella scena, senza fare spoiler, dove appunto si vede questo. Dove puoi essere te stesso e comunque sei accolto, hai lo spazio anche di sbagliare. È vero, poi comunque stiamo parlando non solo di due professionisti incredibili, ma anche di due persone veramente straordinarie e particolari, nel senso stiamo parlando di due artisti, di conseguenza veramente hanno come dire, una personalità, due personalità fuori dal comune, nel senso Bebo lo seguivo da quando ero piccolo, a mai dire gol, in tutte le sue performance di cabaret piuttosto che di comicità, oltre ad essere anche una persona veramente teatralmente molto impegnata, perché poi è veramente poliedrico, così come Maria Amelia. E lavorare in quella scena, cioè penso che quelle 2 giornate di lavorazione siano state anche scuola, nel senso per me è stata una masterclass, perché cioè, guardavo le reazioni, il tipo di comicità che portavano, a volte veramente era di una semplicità disarmante, ma sempre efficace. Cioè, piccoli sguardi, piccoli movimenti, piccoli accenti sulle battute, che dici, mamma mia, cioè, proprio alzi le mani e dici, ok, qua oggi si impara qualcosa di nuovo. È stato Poi molto bello. una cosa che vorrei dire è che loro hanno, non so, quando sei grande hai veramente un'umiltà incredibile. Mi ricordo che bastava che sbagliassero una battuta perché è umano e subito scusarsi e dire è andata bene, posso fare di più. E sentire due attori che dicono posso fare di più è una scuola incredibile, proprio ti insegnano l'umiltà. Parlando Assolutamente. invece del personaggio di Tio, noi non vediamo molto del suo passato e nemmeno del rapporto con la nonna, anche se è molto importante. Quindi, visto che c'è già stata comunque la conferma di una seconda stagione, volevo sapere se ci sarà la possibilità di scoprire qualcosa di più della vita privata di Tio e anche di scoprire qualche lato che magari nei primi episodi non abbiamo visto. Purtroppo ho le mani più legate del mondo, però quello che posso dire è che nella seconda stagione in effetti ci sarà più spazio per questo e vedremo degli aspetti di Tio che fino a questi primi 6 segni zodiacali sono stati seminati e poi vedremo che invece hanno per lui una componente molto forte anche di quello che esprime all'interno della nostra storia. E magari spero ci saranno un po' più di, come dire, risposte alla curiosità del pubblico se avverrà. E per quanto riguarda invece il rapporto tra Alice e Tio, noi vediamo proprio la nascita di questa amicizia tra Quajim, compagnia sul set. Quindi volevo sapere se quello che abbiamo visto nei primi episodi, se è stato tagliato qualcosa durante il montaggio anche dei vari lavori di Tio, oppure se ci sono stati dei momenti divertenti proprio in queste interazioni così fuori dal comune, per quanto riguarda i lavori strani che se ne occupa. Ma io direi che, almeno da quello che abbiamo visto, secondo me è stato tenuto tutto. Poi devo dire che io e Claudia ci divertivamo realmente ad interagire insieme, quindi è stato molto semplice, nel senso eravamo calati in situazioni assurde, ma quello che ci era chiesto di divertirci, quindi più facile di così non poteva essere. E avevamo veramente tanta libertà di poter
di poter dare una concretezza a questo divertimento, a questa complicità fra queste due persone. Ed è stato, quello è stato veramente molto avvincente.